Spagna o Portogallo? Legge Beckham o NHR? Questa è la questione che dovresti porti se sei un imprenditore digitale o un nomade digitale alla ricerca di un risparmio importante. Qual è la risposta? Scoprilo dopo la sigla. Sono Luca Tagliatela e da oltre 20 anni mi occupo di relocation plan e pianificazione fiscale internazionale con l'obiettivo di massimizzare le libertà personale, fiscale e finanziaria dei miei clienti. Oggi, nella splendida cornice di Madrid, Spagna, andiamo a parlare di legge Beckham, evidentemente. Cerchiamo di capire quali sono le agevolazioni che dal 2023, in realtà la legge Beckham nasce nel 2005, sono aperte anche a imprenditori e nomadi digitali e non solo più a lavoratori dipendenti. Questo è successo perché la Spagna, in risposta al regime di agevolazione che voi conoscete se mi seguite, cioè quello portoghese del non abitual resident regime, ha deciso di rispondere con delle novità interessantissime e ha modificato a partire dal 1 gennaio 2023 i requisiti per accedere alla legge Beckham. E vediamo allora quali sono i requisiti della legge Beckham. La legge Beckham mi dice che se io mi trasferisco in virtù o in conseguenza o di un contratto di lavoro dipendente o di un'attività di lavoro autonomo o dell'attività di amministrazione di un'impresa spagnola, quindi da director, amministratore di una società spagnola, o a determinate condizioni anche per l'avvio di una nuova attività produttiva, posso accedere a questa legge, la quale prevede la detassazione, o meglio un'aliquota più bassa per la tassazione del reddito da lavoro dipendente, cioè il mio stipendio, la mia personal income tax sul mio stipendio non può superare, o meglio applicherà una flat del 24% fino a uno stipendio di 600.000 euro, che comunque è uno stipendio considerevole. Ricordiamo chiaramente che la legge Beckham prende il nome del calciatore che nel 2005 si unì al Real Madrid e quindi da qualche parte dovevano farlo risparmiare. La novità è che però adesso anche lavoratori autonomi e imprenditori digitali possono accedere a questo regime e voi mi direte: sì Luca, ma il 24% su 600.000 euro è tanto. La risposta è: tutto relativo nella vita, dipende dal tuo patrimonio e dal tuo income. Il 24% in Europa è una delle aliquote, non voglio dire più basse, ma sicuramente maggiormente tollerabili. Quello che dovete guardare però è l'altro lato della medaglia: da un lato una tassazione flat del 24% sul reddito da lavoro dipendente, dall'altro lato una detassazione, un'esclusione da tassazione, in realtà è un'esenzione sui miei passive income che provengono dall'estero. Per cui se io sono un lavoratore autonomo che ha deciso di stabilirsi in Spagna con un'attività produttiva fino a un certo ammontare di fatturato, ma tutto il restante del mio tempo e dei miei soldi, delle mie risorse sono stati investiti in business worldwide, e allora quei passive income, quei dividendi che vengono da quei business incorporati al di fuori della Spagna non sono tassati. Questa è un'agevolazione che appunto ricalca un po' quello che accadeva con l'NHR fino alla fine del 2023. I passive income di fonte estera a determinate condizioni, ossia la possibilità di essere tassate in un altro paese, l'esistenza di un trattato contro la doppia imposizione, non erano soggette a tassazione in Portogallo per 10 anni consecutivi. Quello che cambia qui è: intanto non c'è obbligo di disclosure, e questo è molto importante, ma soprattutto il tempo di applicazione della legge Beckham è soltanto di 6 anni, quindi l'anno in cui ti trasferisci e i 5 anni successivi. Ma io direi che con una pianificazione fiscale adeguata in 6 anni si possono costruire fortune imprenditoriali di un certo livello. Che cosa prevede invece il Portogallo nel 2024? Com'è cambiato l'NHR? Perché non è più applicabile o secondo me diventa molto più interessante andare per la legge Beckham? Bene, è cambiato che non esiste più l'esenzione per i redditi di fonte estera e soprattutto, o meglio, è possibile applicare per questo regime in vigore dal 1 gennaio 2024, che mantiene il nome di NHR, soltanto se si rivestano delle qualifiche determinate. Quindi il numero è particolarmente chiuso, sono tutte professioni collegate all'educazione di un certo tipo, di alto livello, e soprattutto per la maggior parte dei casi si tratta di reddito da lavoro dipendente per società che sono indicate in una lista governativa.
si può trattare anche di startup, però diciamo è particolarmente complicato, quindi esiste questa possibilità, ma è necessario passare in consulenza per capire esattamente se può fare al caso tuo. In questo caso mantieni il 20% flat sul reddito da lavoro dipendente o sul self-employment, e in questo e solo in questo caso allora continui a mantenere l'esenzione sui redditi di fonte estera. Però la possibilità, il requisito per applicare all'NHR, se prima era così, adesso invece è piccolo piccolo. Questa è la grossa differenza, è molto più complicato. Quindi diciamo è molto più semplice provare a applicare per il regime della legge Beckham. Se ti è piaciuto il contenuto di questo video, clicca like e iscriviti al canale per non perderti le notifiche dei prossimi video. Soprattutto se sei un imprenditore digitale alla ricerca di una vita migliore, sei alla ricerca di un trasferimento di residenza o di una pianificazione fiscale per il tuo business, clicca il link in descrizione e prenota una consulenza con me o con un membro esperto del mio team. Noi ci rivediamo nel prossimo video.